amici di Penne e Calamaio, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi a tenerci compagnia c'è Michela Zanarella. Michela, benvenuta. Grazie, grazie a voi, è un vero piacere. Allora, iniziamo con la prima e più temibile domanda. Chi è Michela nella vita di tutti i giorni e chi è Michela scrittrice? Allora, nella vita di tutti i giorni lavoro presso un'azienda e mi occupo ovviamente di tutt'altro quello che può sembrare il mondo della letteratura, quindi mi occupo di marketing per le aziende. E quindi il mio lavoro è dedicato a questo e alla comunicazione, perché comunque faccio ufficio stampa, mi occupo comunque di promozione degli artisti. E poi ovviamente ho anche l'attività letteraria, quindi quando ho la possibilità riesco anche a scrivere e a pubblicare libri. Senti, il tuo genere preferito qual è? Beh, in assoluto la poesia, perché sono alla mia 18ª pubblicazione, quindi diciamo che negli anni ho scritto tanto e anche pubblicato molto. Beh, un bel record. Sì, devo dire, mi ha dato molte soddisfazioni, anche perché ho avuto la possibilità di essere tradotta anche in altre lingue. E soprattutto ho iniziato un percorso poi nel 2015 con una raccolta in lingua romena e poi nel 2018 ho avuto la fortuna di essere stata scelta da una traduttrice americana che ha tradotto una mia raccolta che era uscita nel 2011 in Italia ed è stata pubblicata negli Stati Uniti. Poi da lì si sono susseguite anche altre pubblicazioni in lingua araba nel 2021 e nel 2022 in spagnolo con un editore colombiano. Quindi spero, insomma, di proseguire anche su questo filone internazionale. Beh, un bell'impegno. Senti, ma tra tutte queste, diciamo, esportazioni estere della tua poesia, quella che ti ha soddisfatto di più qual è? Senza nulla togliere alle altre, eh? Una domanda molto difficile. Sono molto legata ovviamente a tutte le mie raccolte, però tengo particolarmente a, se posso indicarne tre in realtà, allora sicuramente Meditazioni al femminile, che poi è la raccolta che è stata tradotta in inglese ed è diventata Meditation in the Feminine. E poi sicuramente nel 2017 con Interno Poesia ho pubblicato Le parole accanto, che è diventato poi anche il titolo di una rubrica di video interviste che faccio per appunto Zip, e Recupero dell'essenziale, che è la mia ultima raccolta. Senti, che ho pubblicato recentemente. Senti, fra tutte le poesie che tu hai scritto qui, e che sono veramente numerose, ce n'è una che puoi dire è la Michela messa nero su bianco, quella che ti rappresenta di più? Beh sì, è proprio secondo me la poesia che tra l'altro ha scelto anche l'editore Andrea Cati di Interno Poesia, proprio dell'ultima raccolta, ed è stata messa nel retro di copertina. Penso che identifichi il mio stile e anche quello che è un po' il mio mondo, la mia percezione della poesia, e quindi penso corrisponda esattamente a quello che è il mio pensiero sulla poesia. Senti, la poesia si è evoluta nel corso dei secoli e questo lo sappiamo, è passata per tanti tanti step. Da quando hai iniziato a scrivere tu ad oggi ci sono state dei cambiamenti radicali proprio nella poesia o comunque nell'approcciarsi al mondo della poesia? Beh, assolutamente sì. Da quando ho iniziato devo proprio ammettere che il mio stile ovviamente all'inizio era molto acerbo, quindi sicuramente non avevo la consapevolezza che magari ho acquisito negli anni. E la poesia richiede sempre molto, molto tempo, apprendimento, studio costante, comunque lettura, tanta lettura di poesia, sia del passato ma anche contemporanea. Bisogna sempre essere in confronto con gli altri e cercare sempre di, secondo me, anche di fare ricerca e mai fermarsi ovviamente su uno stile, ma cercare anche di sperimentare.
e quello che ho cercato di fare in questi anni è comunque di avere una curiosità e di mantenere proprio questo. Beh, è importante anche questo, rimanere sempre, come si dice, nell'ambito giornalistico, sempre sul pezzo. Esatto, anche da giornalista diciamo che è anche questa una mia attività, nel senso che comunque è vero che mi occupo di poesia, ma anche il mondo del giornalismo mi appartiene, quindi diciamo cerchiamo di dare ampio spazio alla scrittura in tutte le forme. Esatto, quindi rimanendo in tema di pezzi, non si parla di scrittura, si parla di canzoni e ci ascoltiamo L'essenziale di Marco Mengoni, Linea alla regia. Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro da giocare, beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace, e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. E mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, ma tornerò all'origine, ma torna a te che sei per me. Amici di Penne e Calamaio, rieccoci di nuovo in studio, sempre con Michela Zanarella. Michela, senti, ma se un giorno dovessi abbandonare la poesia e dedicarti ad un altro genere letterario, quale sceglieresti? Beh, è difficile che io possa abbandonare la poesia, però casualmente non penso sia un caso, proprio questa mattina ho ripescato una foto di un laboratorio di scrittura creativa che feci tanto tempo fa, dove avevo scritto un breve racconto, e quindi forse è anche un segno, no? Del fatto che comunque oltre alla poesia magari questo richiamo della narrativa che è iniziato tanto tempo fa, perché scrissi anche una piccola raccolta di racconti nel 2009 che si intitolava questo quadernetto di racconti Convivendo con le nuvole, e penso che sia anche un modo per riapprocciarmi e risperimentare anche questa forma di scrittura. Anche la narrativa è bella impegnativa, eh? Sì, direi di sì. Richiede sicuramente molto più lavoro, molto più tempo, perché comunque mentre la poesia sicuramente per me almeno il concetto di poesia è sull'essenzialità e su, quindi sono versi brevi, ovviamente ci vuole tempo e concentrazione anche per scrivere un testo poetico, ma ovviamente se devi approcciarti a un romanzo è completamente diverso, sia lo stile
ma anche il tempo che ci vuole per ovviamente produrre un libro di qualità. No, no, concordo pienamente su questo, perché io scrivo libri di narrativa genere fantasy, però sì, è bello, bello complicato. Sì. Senti, ma sei una scrittrice ordinata o disordinata? Nel senso che ti metti lì buona, concentrata e dici adesso devo scrivere, oppure che ne so, stai sull'autobus, ti viene la folgorazione divina e prendi il primo pezzo di carta che ti capita e scrivi? Direi che sono assolutamente disordinata in questo, e tra l'altro un esempio posso fartelo anche direttamente. Ieri mi è capitato di scrivere uscita dalla metro, quindi ho preso, diciamo, il cellulare perché era l'unico strumento che avevo per poter appuntare i miei versi, e ho scritto proprio all'uscita della metro. Quindi sì, mi capita di scrivere ovunque, quindi sono disordinata nel senso che non è che mi metto a tavolino e scrivo, ma posso scrivere ovunque. Senti, dove trai ispirazione per i tuoi versi? Diciamo che per quanto riguarda la poesia dipende dalle situazioni, dai contesti, da quello che avviene intorno a me. Sono sicuramente un'attenta osservatrice. Mi piace anche riflettere, pensare molto, quindi utilizzo anche la poesia come strumento di meditazione, di riflessione sui tanti perché dell'esistenza. Quindi è anche questo che mi aiuta poi a scrivere testi sicuramente che invitano il lettore alla riflessione. E anche questo è un bel compito che ti sei scelta, perché penso sì, che di perché nella vita ce ne sono migliaia. Molti. Esatto, quindi sicuramente gli spunti sono molteplici e quindi c'è tanto su cui riflettere, su cui scrivere, quindi sicuramente spero, insomma, di riuscire a cogliere anche quelli che sono gli aspetti più profondi, più particolari, più delicati, ma magari anche più difficili. È una sorta di sfida anche con me stessa. Senti, Michela, noi siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Sì. Però ho ancora due domande che credo poi alla fine siano veramente le più importanti di tutte. La prima è dove i nostri amici possono trovare i tuoi libri, e la seconda è dove possono trovare te sui social. Sì, allora, i miei libri si possono trovare ovviamente su tutti i digital store online, quelli più gettonati come Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori, diciamo tutti gli store possibili. Dove si può ovviamente ordinare un libro, e anche soprattutto, diciamo, le ultime raccolte si possono trovare anche fisicamente in libreria. Recupero dell'essenziale, che ho pubblicato con Interno Libri, è ordinabile in tutte le librerie essendo distribuito da Messaggerie Italiane, quindi è facilmente reperibile. E mentre per trovare me è semplicissimo, nel senso che mi potete trovare sul profilo Facebook semplicemente digitando il mio nome, quindi Michela Zanarella, o anche la pagina Facebook sempre con il mio nome e cognome. Mi trovate anche su Instagram sempre con il mio nome e cognome. E poi ovviamente ho anche un sito personale, quindi basta digitare www.michelazanarella.it e trovate un po' tutto di quello che è il mio mondo. Perfetto, non mi resta altro che ringraziare te per averci tenuto compagnia, ringraziare i nostri amici ascoltatori che ci hanno seguito fin qui e darvi appuntamento alla prossima puntata. A presto. Grazie.